Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo parlando di un incidente sul lavoro perché un uomo di 60 anni purtroppo è morto a seguito del ribaltamento del muletto sul quale si trovava. È avvenuto l'incidente all'esterno di una ditta a Figline Valdarno, provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno. Ancora da accertare le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi, nonostante le manovre di rianimazione effettuate prima dal personale dei vigili del fuoco e poi da quello sanitario, è stato purtroppo constatato il decesso dell'uomo. E oggi 4 novembre, una data che segna la storia della Toscana, è il 54esimo anniversario della terribile alluvione che colpì la città di Firenze ma anche altri territori della regione, dalla provincia di Arezzo a quella di Pisa. A Firenze giornata di intense celebrazioni a partire dalle 8 al cimitero di San Felice Ema, deposizione della corona sulla tomba di Carlo Maggiorelli, operaio dell'acquedotto che morì nell'evento, una delle 35 vittime. Poi la messa alla Basilica di Santa Croce, il ricordo delle vittime, e sul ponte alle Grazie la benedizione del fiume e il lancio della corona d'alloro. E sulla situazione dell'Arno, insomma il controllo di questo importante fiume, si è parlato in occasione di un convegno a Firenze. Sentiamo. Nell'ottica alluvione facciamo un quadro sulla situazione di Firenze oggi. La situazione di Firenze oggi è legata ovviamente alla realizzazione in corso delle casse d'espansione a Monte di Firenze, come è noto, ma è legata anche alla manutenzione di tutto quel reticolo minore di cui il Consorzio ha cura. Negli ultimi anni credo che tutti abbiano visto la differenza. Sull'asta dell'Arno si sta muovendo molto anche grazie ai finanziamenti della Regione Toscana per le manutenzioni ordinarie, che assommano a oltre 4 milioni di euro solo per l'Arno, quindi un Arno che si trasforma, che strutturalmente si avvia verso una sostanziale diminuzione del rischio, e gli affluenti minori dell'Arno che sono sempre più in sicurezza e sempre più tutelati. Questo grazie anche al tributo di bonifica che passa da 700.000 euro di investimenti nel 2014 a 6 milioni di questi anni, quindi ogni anno il consorzio su Firenze investe questi soldi. A monte gli altri consorzi, il consorzio Alto Valdarno lavora molto sui tagli selettivi delle alberature, quindi un fiume che cambia completamente, passando da un rischio, da una paura che è congenita ormai in molti di noi, a una risorsa. Naturalmente questo non ci deve impedire di continuare a lavorare per la sicurezza idraulica, ma insomma diciamo è un 4 novembre che festeggiamo, purtroppo che commemoriamo, con un po' più di positività. Sono lavori questi del consorzio e non solo che proteggono, ci proteggono e cambiano il fiume anche nell'ottica di queste bombe d'acqua, di come è cambiato il clima rispetto al 66. Assolutamente, perché per fare questo è essenziale la cura dei corsi d'acqua minori, che poi tanto minori non sono, parlo della Sieve, parlo della Greve, parlo dell'Elsa, parlo di tutti i corsi d'acqua che stanno intorno a Firenze. Firenze è servita, tra virgolette, da 11 bacini idrografici che portano tutti l'acqua verso l'Arno. Mantenere questi, che sono i principali protagonisti delle maggiori disgrazie che sono avvenute in questo paese negli ultimi anni, significa dare garanzia non solo a quei territori dove questi fiumi insistono, ma anche all'Arno, consentendo un arrivo dell'acqua più moderato attraverso le casse d'espansione, pensiamo all'esempio del Mensolo a Firenze, e consentendo nel contempo quella manutenzione che eviti il trasporto solido di detriti o comunque di alberature che crollano. Se invece si fa la prevenzione, la manutenzione prima, questo, come è accaduto negli ultimi anni, non avviene. Questo non ci esime dal preoccuparci di precipitazioni che sono improvvise, spesso con un preavviso per cui un allarme arancione può verificare una pioggia di pochissima entità da una parte e una bomba d'acqua dall'altra, quindi un nemico molto forte, molto attrezzato, con il quale però ci stiamo cercando di convivere dando maggiore sicurezza.
E Firenze ha celebrato, anche se in misura più contenuta a causa Covid, la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. In Piazza dell'Unità è stata deposta una corona per ricordare questo momento, alla presenza del governatore Gianni, del sindaco di Firenze Nardella, del prefetto Lega e del comandante dell'Istituto Geografico Militare Pietro Tornabene. Proprio il primo cittadino ha commentato anche il nuovo DPCM, ha detto: restare una zona verde dipende dall'attenzione dei cittadini. Sentiamolo. Sindaco, condivide le misure del DPCM? Allora, condivido queste misure perché è un DPCM diverso dagli altri, in quanto non stabilisce delle limitazioni rigide, ma introduce un sistema nuovo che è flessibile, si basa cioè sul livello di contagio e di risposta dei sistemi sanitari regione per regione e anche sulla capacità dei cittadini di evitare il più possibile contatti o assembramenti. In questo modo, se nella nostra città, Firenze, e quindi anche nella regione, riusciamo a mantenere la curva bassa del contagio e le strutture sanitarie riescono a rispondere in modo adeguato all'infezione, allora possiamo rimanere regione verde e dunque possiamo evitare che scattino ulteriori limitazioni. Questo meccanismo del DPCM voluto dal governo, secondo me, può funzionare perché non solo una regione può entrare in fascia rossa se il contagio aumenta, ma può anche tornare indietro. Se il contagio diminuisce, in automatico si allentano le restrizioni. La cosa importante è comunicare bene ai cittadini questo meccanismo di automatismi e di regole. Se i cittadini vengono informati in modo trasparente e immediato, allora sanno anche come comportarsi e a cosa vanno incontro se il contagio aumenta. Per fortuna pare che la situazione in Toscana sia tale da configurare la nostra regione come zona verde. Quindi non è necessaria un'ulteriore restrizione da parte di Gianni. E quindi non dovrebbero scattare ulteriori restrizioni. In più queste restrizioni sono automatiche, quindi non ricade la responsabilità sui presidenti di regione o sui sindaci che magari potrebbero decidere in modo difforme a livello nazionale, ma ci sono dati oggettivi che valgono per tutti, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Questi dati oggettivi permettono di capire in che fascia siamo. Ora parliamo della marcia dei ristoratori in 200 a piedi dal Ponte Vecchio di Firenze a Roma. Chiara Valentini. È appesa ai mille fili incerti delle misure anti-Covid la protesta dei ristoratori toscani che insieme a moltissime altre categorie economiche ha organizzato una marcia verso Roma che parte da Ponte Vecchio e arriverà nella capitale il 13 novembre. Il parallelo è quello con la marcia del Mahatma Gandhi contro la tassa sul sale. L'hanno chiamata la camminata degli inessenziali e ha ricevuto adesioni da tutto il mondo. Si sono segnati in 100 per la marcia vera e propria, ma il concetto da far arrivare a Conte in una situazione con migliaia di euro di cassa integrazione ancora in evasa è condiviso da tutti. Non possiamo morire. Che cosa chiedete esattamente a Conte? Ma innanzitutto il 16 ottobre come si poteva pretendere che pagassimo? Io non ho pagato, ma il 16 novembre non si può pagare nulla, non perché non vogliamo ma perché non possiamo. Lungo l'elenco letto dal portavoce dei ristoratori Pasquale Naccari su tutto quello che il governo poteva fare e non ha fatto. Ci saranno le tredicesime da pagare, preferibile meglio pagare le tredicesime, è preferibile anticipare noi la cassa integrazione piuttosto che farli aspettare 7-8 mesi di cassa integrazione. Poi la cosa più simpatica è quando cercano anche di farsi autogol, no? Paragonandosi agli altri stati europei. Germania ha pagato tutto subito, Francia tutto subito, Svizzera tutto subito, Austria tutto subito, Inghilterra tutto subito, quindi con quale nazione si vogliono paragonare? E oggi qua ci sono 10 categorie unite, NCC, ambulanti, e albergatori, extraalberghiero, fiaccherai, guide turistiche, c'è tutto. L'Italia è unita, ci aspettiamo che gli 8 milioni di partite IVA italiane, tutte 8 milioni, siano uniti perché devono smetterla di fare proclami sempre parlando di evasione fiscale. Ma vogliamo parlare dei 200 miliardi di spreco pubblico che ogni anno è accertato che fanno?
Il flash mob su Ponte Vecchio è iniziato con un minuto di silenzio per Luca, il ristoratore che si è ucciso a fine agosto. Qual è la situazione dei ristoratori toscani che fanno parte della vostra associazione, un'associazione nata spontaneamente a marzo? Chiuderà il 30%, ora, subito. E a Firenze sciopero di Toscana Energia, sentiamo il servizio. Italgas, azienda torinese, ha preso la maggioranza in Toscana Energia perché i comuni hanno ceduto alcune loro quote. Qual è il vostro timore? Il nostro timore è che praticamente questa maggioranza, questa privatizzazione porti appunto a delle difficoltà oggettive per quanto riguarda il distaccamento di alcune attività, magari le sedi di lavoro e via discorrendo. Praticamente noi ci sentiamo abbandonati, cioè questa manifestazione serve per dare questa, dimostrare insomma che siamo molto preoccupati, ci sentiamo abbandonati dalla politica, quindi soli. Di quanti lavoratori si parla? Allora, in Toscana Energia siamo 450 circa. Attualmente i colleghi interessati sono soltanto 51, però ovviamente è un inizio e quindi questo inizio, cioè essendo un inizio, poi va normato in qualche modo e ci sentiamo tutti sotto attacco, tra virgolette. Purtroppo le scelte arriveranno solo esclusivamente da Torino, che queste 51 persone che fino a ieri seguivano Toscana Energia andranno a tutti gli effetti sotto Italgas, non rimarrà più nulla alla Toscana e a Toscana Energia, quindi tutte l'indotto, tutta la filiera lavorativa anche andrà a Torino. È una perdita di professionalità o anche di servizio per il cittadino toscano? Servizio sicuramente, perché la Toscana lo perde questo servizio, e anche professionale la nostra paura, anche se abbiamo avuto garanzie da parte dell'azienda, ma le garanzie lasciano un po' così, lasciano un po' di dubbi, quindi abbiamo bisogno di avere, infatti chiediamo all'azienda, chiediamo di stoppare, di fermare il tutto, di fermare il giocattolo e fermarci e sederci al tavolo e parlare e discutere di quello che è e che sarà Toscana Energia e Italgas. E un'intera famiglia vendeva scarpe contraffatte online, scoperta dalla Guardia di Finanza di Pisa. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, in collaborazione con il personale del Nucleo Speciale Repressioni Frodi Tecnologiche, stanno provvedendo all'esecuzione di perquisizioni domiciliari nei confronti di 4 indagati residenti a Pisa che fanno parte dello stesso nucleo familiare. A vario titolo sono stati denunciati per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti. Disposto nei loro confronti anche il sequestro di oltre 330.000 euro, l'equivalente dei guadagni illeciti degli ultimi 2 anni, nonché l'oscuramento di 5 profili social utilizzati per commercializzare prodotti falsi e attirare i clienti. Il genero era addetto alle pubbliche relazioni e alla propaganda sui principali social network. La figlia si occupava delle ordinazioni dei prodotti falsi dalla Cina e delle spedizioni in varie regioni d'Italia. La nonna si intestava carte prepagate per l'accredito dei proventi illeciti. Il padre si occupava del loro reimpiego per l'acquisto di ulteriori prodotti falsi. La vendita di scarpe di lusso contraffatte riguardava le principali case di moda: Balenciaga, Chanel, Givenchy, Alexander McQueen, Fendi, Dior, Louis Vuitton, Versace, Nike e Gucci. L'attività prevedeva anche la collaborazione di 15 giovani influencer che pubblicizzavano i prodotti sui loro canali, ottenendo 20 euro per ogni cliente procacciato, denaro accreditato direttamente sulle loro post pay. Le indagini nelle fiamme gialle, svolte attraverso l'analisi del web, il tracciamento del percorso telematico, la ricostruzione dei flussi finanziari e il monitoraggio delle singole spedizioni, hanno permesso di ricostruire un giro di affari che in 2 anni è stato quantificato in circa 400.000 euro, nonché l'identificazione di oltre 2.500 clienti che ricevevano la merce direttamente nelle loro case. Mascherine anti-Covid, quali tipi usare e quali possono essere le problematiche della pelle con un uso prolungato? Ce lo spiega il professor Torello Lotti, ordinario di dermatologia e venereologia. Sentiamolo.
Beh, premetto che la mascherina va sempre tenuta come è suggerito, consigliato e anche ordinato dalle nostre autorità sanitarie. Esistono tipi molto diversi di mascherine. Non è che una mascherina sia sempre paragonabile alle altre, però in linea di massima l'utilizzazione per periodi lunghi della mascherina comporta tre effetti sulla pelle. Il primo, un aumento della sudorazione nella zona in cui la mascherina viene applicata. È chiaro che lì la evaporazione del sudore non c'è. Il secondo, una modificazione della microcircolazione della pelle. Aumenta la dilatazione dei capillari ed aumenta l'apporto di ossigeno, in gran parte legato a questo fatto dell'aumento della temperatura. E il terzo, che forse è il più importante, è la modificazione del pH del sebo e dell'idratazione cutanea. Detto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo visitare il soggetto che abbiamo davanti e non pensare che la mascherina dà a tutti lo stesso tipo di irritazione o di patologia. La mascherina non farà che amplificare, rendere più evidente, moltiplicare una patologia che il soggetto già aveva e della quale magari non si era accorto. Aveva una forma lieve di acne ed esplode. Aveva una dermatite seborroica ed esplode proprio sotto la mascherina. Aveva una psoriasi ed esplode proprio la psoriasi. Ecco, diventa una cassa di amplificazione di un problema già esistente. Io mi fermo qui, grazie per averci seguiti, arrivederci.